Un saluto da parte di Pierluigi Pardo e Stefano Nava, ancora pochi istanti ed entreremo nel vivo del match. Non vedo l'ora, Pier, ho proprio una voglia di divertirmi, di vedere del bel calcio. Ecco la formazione della squadra di casa. Il loro piano tattico abbastanza chiaro, semplice. Quattro difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti. Sono curioso di vedere come interpreteranno questo modulo, che di solito sa regalare parecchio spettacolo e azioni da gol. Ecco la formazione di partenza del Benevento. Per il match di oggi hanno scelto di schierarsi con un 4-4-2 a trazione anteriore. Beh, già pare proprio che il tecnico l'abbia preparata così, per aggredire sin dall'inizio la formazione avversaria, evidentemente. Granqvist. Primo posto che almeno per il momento non è in discussione, tale è il margine sulla seconda che possono affrontare questa sfida con relativa tranquillità. Non hanno la pressione di dover vincere a tutti i costi, al contrario delle inseguitrici. Un vantaggio questo da non sottovalutare alla lunga, soprattutto in termini di dispendio energetico. Riescono a recuperare il possesso. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Donati. Tocco impreciso, pallone recuperato. L'arma del vantaggio, palla al Benevento. Occhio, cerca l'area di rigore. Può metterla in mezzo. Cross controllato, senza problemi. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio, si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente meglio sotte. Donati. Continuano a girare palla cercando il momento giusto. Ha sui piedi il pallone del vantaggio. Poteva aprire le marcature qui, ma ha graziato il portiere. Non è stata una conclusione all'altezza. Poteva fare decisamente meglio in questa circostanza. Caldirola. Tocca male il pallone, decisivo il pressing. Palla girata sulla corsia. Rientra. C'è il lancio sulla fascia. Antei. Teio. Coda. Douglas. Gran palla questa. Occhio al tiro. E c'è la presa sicura del portiere. Palla larga per Gervinho. Perde palla. Coda. Buon pallone filtrante. La traiettoria verso il centro. Deve liberarsi subito del pallone. Baines. Donati. C'è spazio per andare. Premia la corsa sulla fascia. Montolivo. Occhio al cross. Crossa verso il centro. Buono l'anticipo del difensore. Granqvist. Berami. Donati. Berami. Cerca addirittura la... Tentativo coraggioso. Conclusione che si è spenta di poco sul fondo. Avrebbe meritato il gol solo per il gesto tecnico. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Schiattarella. Ci sono metri a disposizione. Cerca il traversone. Nessun problema per la difesa su questo traversone.
Posizione questa giudicata irregolare dall'assistente dell'arbitro. Granqvist, Berami, Montolivo, Donati. Ecco Biabiani, il tocco dentro. Hanno trovato il gol del vantaggio, vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Ha provato di prima e ha trovato un gol stupendo. Ah, come si è coordinato, meraviglioso, ha lasciato andare bene la gamba, ha trovato il colpo giusto. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Coda. L'extra time sarà di 120 secondi. La panchina non l'ha presa bene, si aspettavano un recupero più corposo. La mette in mezzo. Peccato, era un buon cross ma non c'era nessuno in... Schiattarella! Palla ancora in gioco, pericolo. Può crossare. E finisce qui. Benevento che dà inizio al secondo tempo. Cercano il buco nella difesa avversaria. Schiattarella. Recuperano palla. Baines. Occhio al pallone filtrante. Offside che ci sta tutto. Doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta. Schiattarella. Ha disputato una buona prova nei primi 45, certamente fra i migliori. Ha portato in vantaggio la sua squadra poco prima dell'intervallo. Un gol questo che potrebbe rivelarsi decisivo anche e soprattutto a livello morale. Era un'occasione davvero troppo importante per lasciarsela sfuggire. Non l'hanno sprecata. Tutto bellissimo. Il cross dalla sinistra dosato alla perfezione. E ovviamente la conclusione dell'attaccante. Un gol da dividere a metà con chi ha fatto l'assist. Era nel posto giusto al momento giusto. La spedita in fondo alla rete. Davvero un gran gol il suo. Occhio a Piazza. Piazza! C'era solo la potenza in questo tiro. Mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare, l'ha colpita però davvero male, eh? Biabiani. EA Sports vi offre una loro partita casalinga, valida ovviamente per il campionato di A. Baines. I compagni si fanno vedere. Occhio a Cervinio lateralmente. Impegno in trasferta per loro nel prossimo match di campionato, come sempre su EA Sports. Torna indietro per prendere il pallone. Sfuma dunque l'azione d'attacco. Buon pallone filtrante. Bel passaggio. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Intercettano bene il pallone. Ecco Biabiani. Occhio in mezzo, può cercare il cross. Palla nuovamente in possesso. Piazza! Tiro che non crea problemi all'estremo difensore. Puntuale qui il difensore nel recupero. C'è spazio per andare. Brutto cross, c'è il recupero. Passaggio intercettato.
Occhio al traversone. Ha staccato più in alto di tutti su questo cross e l'ha messa alle spalle del portiere. La girata in maniera perfetta e ha trovato un gran gol. Che stacco, che elasticità, che esplosività. Perentorio nel suo colpo di testa. Match che riparte col Benevento in vantaggio. Baines. Occhio a piazza. Prova ad andare. Occhio al rimbalzo. Palla spazzata via. Coda. C'è l'intervento del difensore che spedisce il pallone in out. Premia la corsa sulla fascia. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. C'è bisogno di energia, di forze fresche. Credo sia il momento giusto questo. Recupera palla il Benevento. Cross in mezzo. Conclusione che finisce sul fondo. Ha optato per la precisione sfiorando il gol. Difficile dire se poteva fare meglio da quella distanza. La palla è uscita davvero di poco. Sventa qui la minaccia. Donati. 600 secondi da giocare ancora. Recupera il pallone con un intervento facile. Pubblico di casa che prova a trascinare la propria... Prova la conclusione. Facile qui la parata del portiere sulla conclusione da fuori. Baines. Occhio a piazza. Si è sbarcato. Prova a far partire il tiro. Hanno trovato la forza di questo gol che dà il pareggio. La loro insistenza sarà dunque premiata. È arrivato il pareggio quando tutto sembrava perduto. Resta poco da giocare. Questo potrebbe essere anche il risultato finale, salvo sorprese. Partita che torna in equilibrio, dunque stiamo assistendo a un match fantastico. In prota Antei. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Coda. Ottima chiusura difensiva, situazione che era complicata. Hanno spezzato bene la trama qui. L'extra time sarà di 120 secondi. La panchina non l'ha presa bene, si aspettavano un recupero più corposo. Douglas cerca il traversone. Cross che si perde. Palla buttata via, l'ha letta bene il difensore. Occhio alla botta, respinge il difensore. Match che si avvia verso la fine sul risultato di parità. Vediamo gli sviluppi di questo corner. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. È un gol che racconta la loro voglia di non mollare. Che personalità questa squadra, Pier, che carattere. Hanno attaccato fino all'ultimo, trovando la rete proprio nei minuti finali. Fantastico. Bel gol, certamente, ma ci sono anche le responsabilità della difesa. È saltato indisturbato. Non era facilissimo, ma ha approfittato della buona libertà. Non ha avuto problemi a battere il portiere. Così può bastare, finisce il match.